Continua a non avere pace l'ospedale di Castrovillari, gastroenterologia, otorino, ortopedia, trasfusione, medicina interna, laboratori analisi chiusi, ridimensionati o declassati. Emodinamica continua a non funzionare H24 e le nuove sale operatorie inaugurate più volte restano chiuse. Ci viene un dubbio che non si stia procedendo reparto per reparto, a parte quelli che sono stati declassati, che sono stati cancellati, ad una chiusura strisciante, diciamo. E questo è quello che non vogliamo. L'ospedale di Castrovillari ha diritto, come da ristrutturazione regionale, a 223 posti letto. Sapete quanti posti sono adesso disponibili in ospedale? Meno di 100. Diminuiscono, ahimè, le professionalità perché vanno in pensione e non c'è la possibilità di sostituirli. E allora oggi questa manifestazione organizzata dalle associazioni che operano soprattutto all'interno dell'ospedale ha visto l'adesione anche dell'amministrazione, organizzata da altri, ci tengo a sottolinearlo, con invito anche a tutti i cittadini a partecipare perché questa della salute ovviamente è una tematica che interessa a tutti, ma interessa davvero tutti senza colorazioni politiche e interessa tutti nella misura in cui noi assistiamo anche a un progressivo invecchiamento della popolazione residente che richiede sempre più assistenza sanitaria. Questa purtroppo è la lenta agonia del nosocomio cittadino. Se neghiamo un diritto alla salute alla persona, la persona perde, no, la dignità di essere persona, perché la cura è un diritto fondamentale. Mi chiedo e chiedo alle istituzioni, ascoltate i bisogni del territorio, interagite con le persone ammalate, con le persone fragili. Pongo alcune questioni. La prima, perché non cerchiamo di risolvere il problema della mobilità passiva? Molti calabresi vanno fuori a farsi curare. Significa veramente un peso per la spesa sanitaria regionale della Calabria. Una seconda questione, perché non ci poniamo seriamente il problema del rapporto fra ospedali e servizi domiciliari? Non c'è ancora un'organizzazione dei servizi domiciliari. Ancora mi chiedo qual è il rapporto oggi fra sanità pubblica e sanità privata? Sono in un circuito virtuoso? È per scuotere le coscienze che sei associazioni aderenti al Comitato Territoriale per la Tutela della Salute dell'Ospedale di Castrovillari, AFD, AVIS, AVO, Medici Cattolici, Non Più Soli, Solidarietà e Partecipazione, con il contributo della locale amministrazione comunale, hanno organizzato una fiaccolata in difesa proprio del diritto alla salute dei cittadini e di tutto il comprensorio del Pollino. Siamo molto preoccupati di quello che è la situazione dell'ospedale di Castrovillari. Da ospedale SPOC, di riferimento per il territorio, sta diventando quasi quasi un poliambulatorio e questo non ci sta bene. Io penso che bisogna fare di più rispetto a questa problematica, soprattutto dovremmo avere tutti una stessa idea per poter far sentire a chi, come il governatore Oliverio, i vari commissari alla sanità, il governo nazionale, deve capire che noi non siamo cittadini serie B e abbiamo bisogno di una sanità che funzioni. La rivoluzione delle coscienze di cui abbiamo sempre implorato pare che sia avvenuta. Non c'è un grande coinvolgimento dei cittadini e degli amministratori del comprensorio. Io insisto sui numeri, perché sono i numeri quelli che evidenziano la produttività di un'azienda, di un ospedale. Negli anni passati avevamo quasi 11.000 ricoveri l'anno, ora siamo quasi a 4.500, a stento arriveremo a 5.000 ricoveri, quindi un ospedale assolutamente improduttivo con la carenza di molti servizi che sta costringendo tanti cittadini di Castrovillari e del Comprensorio alla migrazione per cure specialistiche che potrebbero essere fatte qui. È un problema grave che il territorio, diciamo, del Pollino sta vivendo da anni e noi non possiamo certamente abbassare la guardia e abbassare l'attenzione su questo tema che è vitale per le sorti di migliaia e migliaia di persone. E poi nessuno mi convince che il problema è economico-finanziario, perché io sono profondamente convinto, e posso anche documentare l'affermazione che sto facendo,
per fare e che i soldi della sanità ci sono. Il problema è che dobbiamo decidere che cosa fare degli sprechi. Ora noi diciamo no agli sprechi, riorganizziamo le strutture sanitarie, gli ospedali rispetto ai bisogni territoriali, rilanciamo e organizziamo i servizi domiciliari alla persona, poniamoci il problema della mobilità passiva che va ridimensionata e poi mettiamo al centro la persona fragile e non gli interessi di qualcuno.